Basta polemiche, parlano i fatti e non le battute estemporanee, su temi tra l'altro così importanti e così delicati. La visita di ieri di Giorgia Meloni conferma la posizione netta e chiara che l'Italia ha sempre avuto a fianco dell'Ucraina e con l'Occidente, con le sanzioni economiche, con l'invio delle armi, perché l'unica strada per la pace è la fermezza dell'Occidente. Io non credo che ci siano imbarazzi, perché l'azione del governo è fatta di tutti i governi, è fatta di fatti, di gesti concreti, di leggi che vengono approvate dal Parlamento e poi di invio concreto di aiuti, sia di armi che di aiuti economici, e quindi su questo non ci sono discussioni. Poi il dibattito, le battute, la possibilità di interpretare un pezzo di opinione pubblica spetta la responsabilità di ogni singolo leader, ma anche Forza Italia, lo dico da sempre, ha sempre votato a favore dell'Ucraina e a favore dell'invio delle armi, quindi lascerei la discussione agli altri e andiamo avanti. Ha fatto bene Giorgia Meloni nella posizione netta e chiara del governo. Ma alcune posizioni di Silvio Berlusconi sono note da sempre, addirittura in campagna elettorale. Devo dire che il presidente Berlusconi non è che nasconde la forza di Berlusconi, anche dire quello che pensa a volte senza, tra virgolette, freni. E quindi anche in campagna elettorale ha sempre detto una lettura sua della realtà. Ma un conto è leggere la realtà, un conto è esprimere un'opinione, un conto è... Sì, ma mi scusi, non è un passante, non è che uno che dice no, la sua ho capito, e basta, mi scusi, ma il presidente di un partito, il presidente del Consiglio è Giorgia Meloni, il partito di Forza Italia di Silvio Berlusconi sostiene senza se senza mai il governo Meloni. Le domando a lei e a chiunque: valgono le battute e le discussioni che facciamo tutti in politica o valgono poi i voti e le assunzioni di responsabilità? Sia nel governo Draghi che con il governo Meloni non ci sono stati dubbi, però non è che spetta a me difendere. No, ma voglio dire, dovete chiederlo a Silvio Berlusconi, non è che spetta a me difendere Berlusconi. Noi moderati ha sempre avuto una posizione netta e chiara. Abbiamo sottoscritto un programma, Berlusconi in primis, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni con me sulla politica estera, e devo dire che coerentemente stiamo andando avanti. Però devo dire che al di là delle battute anche la storia di Forza Italia e Silvio Berlusconi, ecco, è inequivocabile, no? Silvio Berlusconi, come ha detto Giorgia Meloni, è stato il miglior ministro degli esteri nella storia della Seconda Repubblica, e quindi da un punto di vista non solo della sua autorevolezza ma della sua capacità di relazioni internazionali non è mai messo in discussione. La diplomazia è dialogare e dialogare con tutti, a condizione che la posizione sia chiara. Il dialogo può avvenire se la posizione è chiara, e mi sembra, perdonatemi, poi ognuno fa le sue scelte, è il leader Silvio Berlusconi, è il leader indiscutibile di Forza Italia, mi sembra però che la storia di Forza Italia, di Silvio Berlusconi e di tutto il centrodestra nei fatti è senza equivoci e senza se e senza ma. Con il rapporto col Putin devo dire che io c'ero in questo Parlamento e abbiamo tutti auspicato e celebrato il fatto che per esempio Bush e Putin a Pratica di Mare si incontrassero, fu una svolta storica. Il dialogo va sempre fatto, ma il dialogo va fatto nella chiarezza di un giudizio e nella chiarezza di una posizione. Con Putin ci hanno dialogato tutti, con i leader cinesi ci dialogano tutti, ma dire che Putin è un invasore e un aggressore e si è macchiato di crimini di guerra, questo è un dato di fatto che diciamo tutti, e che questo è inaccettabile. Che si debba percorrere la strada della pace, questo è altrettanto evidente, ma noi eviterei, io dico che i fatti valgono più delle opinioni.